Natale a Caorle è sempre stato un momento importante nell'anno, perché funge anche da attrazione per quanto riguarda tutta la parte di paesi che fanno da corollario a Caorle e che gravitano su Caorle per quanto riguarda soprattutto le domeniche prima e dopo il Natale. Per cui, come diceva Mattia prima, si parte il 6 dicembre con la manifestazione di San Giorgio di Livenza e c'è un concerto in Piazza Matteotti il martedì della Scuola Paul Jeffrey e dopo arriviamo al domenica 13 con Caorle di Sapori. E Caorle di Sapori vuole essere un proseguo dove invece al posto dell'arte con il vino mettiamo in luce le eccellenze del territorio. Due domeniche perché vogliamo dare una completa dimostrazione e diciamo più ampia delle eccellenze che abbiamo ricercato con prodotti di nicchia. Ecco. Quindi domenica 13 c'è anche Cioccomare, che è un evento dei maestri in collaborazione con i maestri cioccolatieri, che si farà sempre in Piazza Matteotti, e arriviamo all'inaugurazione della pista di pattinaggio, che è sabato 19 dicembre. La pista di pattinaggio è sempre stata un'occasione per che attraeva molto il pubblico, soprattutto giovani, alla domenica, e anche durante la settimana era a favore di tutti i residenti di Caorle che con piacere andavano a pattinare all'interno della pista. Arriviamo al 23 dicembre come Gianni Sborn, che ormai da molte edizioni ha un suo percorso e un suo interno, un suo giorno ben preciso all'interno del calendario di questa manifestazione. Maria D'Arrore ci spiegherà meglio l'edizione di quest'anno. Ciao a tutti, siamo giunti all'ottava edizione dello spettacolo E c'hai di Sborn. È uno spettacolo che benefico, dove raccogliamo fondi per la Onlus ABC, Associazione Bambini Chirurgici del Bullo di Trieste. Ci sono degli ospiti a livello internazionale. Quest'anno, finalmente, dopo 3 anni di assenza, siamo riusciti a riportare a Caorle Cheryl Porter and the Alleluia Gospel Singer. L'anno, peraltro, l'ABC festeggia 10 anni e ha porterà qui a Caorle un libro che si chiama Nella foresta veramente oscura, dove racconta 10 storie, dove ci sono 10 bambini diciamo che portano con orgoglio le loro cicatrici e raccontano 10 storie che sono presenti in questo libro, nelle quali raccontano la loro storia con le parole dei bambini, insomma. Quindi andiamo avanti e arriviamo all'ultimo dell'anno, con l'ultimo dell'anno in piazza, il concerto in Piazza Matteotti, con 2 band e un DJ set che animeranno tutta la serata dalle 10 fino alle 4 di mattina. Il giorno successivo, il primo dell'anno, saluteranno appunto il nuovo anno con la Movida Band e l'ospite di quest'anno che è stato riconosciuto in Dario Ballantini, il quale si esibirà con cambi d'abito, lo vedrete, lo avete visto sicuramente durante Striscia la Notizia, con cambi d'abito durante tutta la serata e dopo si presterà si fermerà qua ulteriormente del tempo per farsi delle fotografie con chi sarà presente in piazza. Il giorno della Befana arriva la Befana come tutti gli anni per le vie del centro, c'è la consegna delle calze ai bambini a cura degli amici del Cammina per la Solidarietà di Caorle. Chiedere anche il vostro aiuto per il prossimo anno, su cosa si potrà incentivare, cosa migliorare, come modificare le cose. Io volevo solo segnalare una cosa, pur con tanta fatica mi dà soddisfazione dire che già ho imparato da maggio in poi, pur in assenza dell'amministrazione, a cercare di collaborare in maniera stretta con i rappresentanti dell'OGD.
questo è frutto di un lavoro di squadra, come quest'anno ci siamo sentiti più volte spesso popolato per cercare di sistemare tutti gli eventi, e questo nuovo modulo generale, come dicevo, è difficile perché è un nuovo metodo con cui affrontare la programmazione di tutti gli eventi, e mi sembra stia dando dei buoni frutti sia con soddisfazione di entrambe le parti, sia da parte dei poteri privati che da parte pubblica, e spero che anche nel futuro questo sistema funzioni, vada avanti a breve. Adesso stamattina ho già detto per questo, così anticipo che già programmare un paio di riunioni per programmare anche la prossima stagionalità di tutti gli eventi e gli eventi programmi, così prima riusciamo a chiudere, prima riusciamo anche a presentare a tutti, a dare anche una nota sempre dolente nella parte della comunicazione, una comunicazione più efficace di tutto quello che viene fatto, perché viene fatto tanto e a volte non c'è un riscontro effettivo nel territorio di quello che viene fatto. Quindi questo è il mio augurio per il proseguo, e ritorno a ringraziarvi per la partecipazione.